Allora, la storia della portineria è questa. Innanzitutto dove ci troviamo? Siamo all'interno di Palazzo Poli, che è un'architettura costruita dall'architetto Oreste Poli all'inizio degli anni 70. L'architettura rappresenta una sorta di unicum nel quartiere dove ci troviamo, a Firenze sul Campo di Marte, per modalità stilistica. È un'architettura con cemento a vista predominante, un'articolazione dinamica dei volumi e rappresenta un unicum anche la ricerca dell'architetto stesso. Questo palazzo ha una storia abbastanza lunga perché inizialmente è stato utilizzato come unità residenziale con appartamenti, poi successivamente ha ospitato delle emittenti televisive per tanti anni, per quasi 30 anni e recentemente è stato riportato ad uso residenziale, quindi normali appartamenti. Proprio nella fase di passaggio dall'emittente televisiva all'unità residenziale, e quindi quando venivano fatti alcuni lavori interni di sistemazione, io sono venuto per fare una visita e entrando ho visto questo spazio che in quel momento per la verità era in stato, tra virgolette, di abbandono, perché ancora non lo stavano rimettendo internamente. Era rimasto al buio, in oscurità, fuori era chiuso da una grata, però mi ha incuriosito perché non capivo che funzione potesse avere questo spazio. Anche parlando con la famiglia Poli, ho proposto loro di poterlo utilizzare per fare dei progetti di arte contemporanea. Loro mi hanno dato piena fiducia e mi hanno detto di sì. Quindi a quel punto la mossa successiva è stata quella di risistemare lo spazio senza nessun tipo di intervento di trasformazione, cioè mantenendo quella che era la sua struttura e la sua architettura, quindi diciamo una sorta di ripulitura dello spazio. E poi ho fatto un'intervista con l'architetto Oreste Poli per farmi raccontare un po' la storia del palazzo e nello specifico anche di cos'era questo spazio, e da lì mi ha detto che ha funzionato da portineria per tanti anni, per oltre 30 anni, per cui l'idea è stata quella di mantenere nel nome un ricordo della funzione originaria dello spazio stesso. Potremmo fare una riflessione più generale sugli spazi, di recupero degli spazi, sugli spazi no profit. Diciamo che lavorando da alcuni anni nell'ambito della curatela e avendo anche molto collaborato con associazioni culturali, spazi no profit, ora mio desiderio un po' di tempo avviare un progetto di questo tipo anche a Firenze, perché Firenze negli ultimi anni, e mi riferisco all'arte contemporanea, a tutto il discorso legato all'arte antica e rinascimentale, insomma, la conosciamo. Riguardo all'arte contemporanea ha avuto un buono sviluppo negli ultimi anni, anche per la programmazione che fanno alcuni musei, però probabilmente si è un po' persa la vitalità degli spazi no profit. Sono rimasti veramente molto pochi spazi indipendenti a Firenze. Allora mi intrigava questa idea di confrontarmi con Firenze attraverso uno spazio indipendente, uno spazio no profit, e mi sembrava particolarmente interessante farlo in un quartiere molto bello ma residenziale dove non ci sono molte attività culturali, e farlo però anche all'interno di un palazzo, con la particolarità che, come dire, a riguardo del recupero degli spazi, nell'arte contemporanea esiste una sorta di tradizione, no? Lo si fa da tanti anni. Solitamente però sono spazi che hanno perso la funzione originaria, quindi in qualche modo hanno, come dire, restano fuori dal contesto originario. In questo caso invece la particolarità è che, pur non essendo ovviamente più una portineria, però resta all'interno di un palazzo abitato, dove le persone abitano, quindi le persone per entrare a casa sono in contatto con lo spazio espositivo. E si aggiunge anche un'altra particolarità, perché la conformazione dello spazio alla portineria è quella di avere due vetrate, una che dà all'interno, quindi per gli abitanti del palazzo, e una che dà all'esterno, sul marciapiede, quindi per tutte le persone che comunque si trovano a passare da questa strada. Quindi mi interessava questo aspetto, non mi voglio dilungare troppo, però questo aspetto dialogico mi interessa molto, cioè di dialogare con e vedere che tipo di relazione si può instaurare, perché il tema del rapporto tra l'arte contemporanea e il pubblico è comunque qualcosa, se vogliamo, di irrisolto, che
pone comunque delle criticità e delle problematiche che sono a tutti gli effetti da indagare. Quindi, dal punto di vista di ricerca curatoriale, questo mi interessa. Allora, si apre un vero e proprio squarcio su una situazione di fatto, che è quella di una sorta di mancanza di dialogo tra opere di arte contemporanea, artisti e il grande pubblico. Ora, questo non che sia assolutamente vero, ci sono tantissimi esempi di artisti molto noti, molto conosciuti, però a livello generale solitamente c'è una sorta di iato, no? L'arte contemporanea è vista o vissuta come qualcosa di distante. Io penso, sulla base anche di quelle che sono state le mie esperienze anche in ambito di residenze artistiche, che un lavoro necessario da fare è quello di cercare di avviare questo dialogo concretamente con una serie di attività che possono essere espositive o di ricerca, ma farle in contesti dove davvero siamo a contatto con le persone, perché in fin dei conti, finché tu le fai in contesti museali o già deputati, no, all'arte, ti stai già rivolgendo a un pubblico di un certo tipo, perché difficilmente un pubblico che già non è interessato capiterà lì. Quindi una scommessa, ma direi affascinante, che porta con sé uno spazio di questo tipo è instaurare questo tipo di dialogo. Ora, detto questo, però, dobbiamo anche, credo, uscire dall'ipocrisia di dire: bene, faccio una serie di iniziative in uno spazio che non è deputato all'arte, ho già risolto il problema, ecco che il dialogo si è già avviato. Non è assolutamente così. Avviare un dialogo vuol dire lavorare per un periodo lungo e confrontarsi effettivamente, quindi essere anche a disposizione delle persone per dire se alcune cose possono sembrare un po' strane, spiegarle, parlare con le persone, avere un confronto reciproco. È capitato, mentre vi aspettavo, di aver trovato un bigliettino fuori dal vetro con scritto a matita: le opere che esponete sono sempre molto interessanti, grazie. Filmato una passante. Ecco, quando accade un episodio di questo tipo, vuol dire che qualcosa si sta avviando, si sta innescando. E questo può portare sia a valutazioni positive e negative. Non è questo il fatto, non è il sentirsi dire comunque siete bravi, ma far passare come qualcosa di vivo ciò che si realizza. Ecco, quindi direi che in questo credo fortemente, assumendo il fatto che si tratta però di un processo lungo e non semplice, però credo anche assolutamente necessario. Allora, Primovere è un'iniziativa che nasce, appunto, come dicevi, da un'idea del direttore del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti. Noi abbiamo partecipato molto volentieri a questa iniziativa, in tutto gli spazi coinvolti sono sei, e peraltro segnalo che la Portineria è l'unico degli spazi, è l'unico spazio no profit tra gli altri che hanno partecipato. In occasione di Primovere noi abbiamo presentato un progetto, una mostra personale di Marco Mazzoni. La mostra si chiama Two Drawings on the Carpet. Marco Mazzoni è un artista che fa parte del collettivo Kinkalé, un collettivo attivo dalla metà degli anni 90, che si situa in un ambito di confine tra arti visive ed arti dello spettacolo, perché lavorano effettivamente, potremmo dire, nell'ambito del teatro sperimentale, ma a tutti gli effetti anche quello delle arti visive. Marco c'è un po' la componente performativa di questo gruppo, però porta avanti anche una ricerca propria, personale, nell'ambito delle arti visive, ed ha presentato questo nuovo progetto che ha un titolo molto letterale, perché dice esattamente quello che si trova in mostra, cioè due disegni e un tappeto. I due disegni rientrano in una serie che lui sviluppa da qualche anno, sono disegni che lui realizza in modo molto immediato, con materiali, se vogliamo, in qualche modo poveri, perché è una carta comune, utilizzando un pennarello comune, con la diversità però che questi due disegni che presentiamo in mostra hanno una dimensione maggiore rispetto a quelli che hai realizzato finora.
quindi aumentano di scala, e sono nati nel periodo di pandemia, di isolamento a casa, e ritraggono due cani latranti che stanno abbaiando. Ci è piaciuta l'idea di installarla all'interno dello spazio, a parete uno davanti all'altro. La modalità di disegno di Marco non intende essere descrittiva, interessa semmai dare delle suggestioni, dare delle evocazioni. Ci sembrava che questi due cani davanti all'altro creassero una sorta di tensione, una tensione latente, che poi viene ribadita o forse contraddetta da questo tappeto che si trova per terra, che invece rimanda a una dimensione più domestica, ma che rientra pienamente nella logica dei disegni, perché anche in questo caso è un materiale semplicissimo, il TND, tessuto non tessuto, quindi diciamo che poi quella dimensione performativa che lui ha nel gruppo King Caleri in qualche modo se la porta anche nella ricerca personale, soltanto che sta prima dell'opera o nella realizzazione dell'opera. E ci tengo a dire che tutti i progetti che realizziamo alla Portineria si confrontano con lo spazio, data la sua natura particolare e specifica, e lo fa anche questa, perché quest'idea di spazio potenziale tra questi due cani latranti, ribadito o contraddetto da un tappeto, è nata direttamente in loco, quindi site specifica. Quanto riguarda la programmazione più generale, a maggio riprenderemo il ciclo di mostre con cui la Portineria aveva preso avvio nel febbraio del 2020, un ciclo che si chiama A Solo, sono mostre personali, in cui ci si concentra su una serie recente di opere di un artista italiano internazionale, giovane di media carriera. La prima mostra l'abbiamo fatta con David Casini, poi abbiamo realizzato una serie di collaborazioni, tra cui anche questa di Primovere, che per noi è essenziale in quanto la Portineria sviluppare nel tempo, e ora a maggio riprendiamo il discorso con il ciclo A Solo, che in tutto si compone di quattro mostre. E il prossimo artista sarà Satoshi Rose, che è un artista giapponese che vive però da tanti anni in Italia, a Milano. Ha recentemente fatto un'importante mostra in Giappone, una grande retrospettiva su tutta la sua ricerca, con più di 100 opere. E anche con lui realizzeremo un progetto specifico per la Portineria, e questa avverrà nella seconda parte di maggio, sul finire di maggio. Faccio menzione a Studio, che è un progetto che abbiamo avviato all'incirca da 3 mesi. È un altro spazio che si trova vicino alla Portineria, siamo sempre all'interno di Palazzo Poli, ha la stessa metratura, le stesse caratteristiche, soltanto dà sul retro del palazzo. E questo spazio l'abbiamo chiamato Studio perché è un vero e proprio atelier per gli artisti, messo gratuitamente a disposizione degli artisti, si partecipa tramite una open call che resta online in maniera progressiva, non ha una scadenza. Gli artisti mandano delle candidature e poi si trova, ovviamente viene fatta anche una selezione, e poi viene concordato un periodo di residenza che può variare da una settimana o anche un periodo più lungo, che può essere di 2 o 3 mesi. Così l'artista ha la possibilità di lavorare nello spazio e alla fine poi di questo periodo di residenza realizza un momento di restituzione pubblica che può essere di vario tipo, può essere una piccola mostra, può essere uno studio visit. In questo momento l'artista in residenza è Eva Sauer, che sta lavorando su una nuova serie scultorea e che realizzerà un progetto pensato per lo spazio, come continuazione di una ricerca precedente, ma comunque ambientato nello spazio, e in questo caso faremo uno studio visit alla metà di maggio, con quindi possibilità di vedere le opere e di parlare con gli artisti.